se il buongiorno si vede dal mattino, gestire questo nuovo consiglio comunale non sarà una cosa semplice. Non sarà una cosa semplice, come non l'è stata in passato per i presidenti che mi hanno preceduto e che ieri mi hanno anche chiamato per farmi gli auguri di buon lavoro. Loro sanno più di tutti quello che significa gestire un'assemblea comunale come quella di Pescara. Tuttavia io spero, diciamo, di mettermi in grado di gestire questa bella assemblea con grande imparzialità, trasparenza e assicurando a tutti le garanzie necessarie per svolgere al meglio il ruolo di consigliere comunale. Ecco, come si deve svolgere il ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Pescara? Prima di tutto essendo garante delle regole. A Pescara abbiamo un nuovo regolamento comunale fatto nella precedente consigliatura che è entrato in vigore ieri, quindi è un regolamento nuovo. Il primo ruolo del presidente è quello di spiegarlo il più possibile, esplicitarlo anche nei passaggi un pochino di più difficile interpretazione e poi applicarlo rigorosamente. Sono convinto che se si comincia così dall'inizio tutti quanti si sentiranno garantiti nella gestione di questo consiglio comunale. Subito al lavoro, questa mattina c'è la conferenza dei capigruppo. C'è una conferenza di capigruppo proprio in questo momento perché dobbiamo insediare già il prossimo consiglio comunale, altrimenti non possiamo partire con le commissioni. Abbiamo 32 consiglieri comunali che ho visto molto desiderosi di mettersi al lavoro. Ecco, il ruolo delle commissioni è fondamentale per questo, ecco perché ci stiamo organizzando fin da subito.